Vediamo un po'. Comunque, sicuramente ottime partite giocate, ma a due punti, diciamo che se li sono ritrovati ancora 2000 su una giocata pazzesca, tra virgolette, nel primo turno di Terna, regalando tre punti sul punteggio di 5-6 in favore dell'Aquila, con un'ultima boccia, colpendo un pallino, in pratica la Virtus ha regalato tre punti, 5-3-8, e anche in questa circostanza direi che erano due punti abbastanza grandi, e purtroppo con questa giocata a tavola da parte di Mirko Savoretti ha dato la possibilità ad Ancona 2000, sempre sul 5-6 a favore dell'Aquila, di prendersi i tre punti e portarsi a casa almeno già il pareggio, e che ancora hanno tre partite da giocare e con ogni probabilità potrebbero anche vincere qui all'Aquila. Ottima la giocata di Patrignani in difesa. Mentre sta giocando nell'altro campo una bella boccia, ed è stato bravissimo Marco Di Nicola a colpire una boccia dal verso a tavola e realizzando quei due punti agognati per poter vincere il secondo set. In pratica 8-4 vince l'Aquila e si porta sul 4-2. Inizia anche in quest'altro campo, diciamo quasi in contemporanea, gli ultimi due set di coppia sul punteggio di 4-2 per Ancona 2000. Un punto, non c'era altro da fare, un punto per l'Aquila. Ora il pallino viene giocato contrariamente al set precedente da parte di Giuliano Di Nicola, vedete siamo al limite dei 4 metri, mentre in precedenza si è sempre giocato sotto una tavola laterale, sempre diciamo nella zona neutra. È buono il punto di Giuliano, vediamo un po' Patrignani se riuscirà a far meglio. Non prende il punto. Bocciata valida da parte di Cappellacci. Vediamo Giuliano se riuscirà nuovamente a prendere il punto, sembra buona. Se arrivate, arrivata... Sì, mentre vediamo di qua, nell'altro campo, Cesini al tiro, e questo è Cappellacci. Questa volta lascia lì la boccia del punto. Vediamo un po' se...
manterranno il gioco in questa maniera, quindi usufruiscono del vantaggio e lasciano in questa maniera una boccia sola per Patrignani. Si conclude la prima tornata anche nel campo attiguo, 1-0 per l'Aquila, come 0 sta per l'Aquila nel campo dove giocano Savoretti e Giuliano Di Nicola. Ora vediamo se, sì, senza rischiare nulla, 3 punti si possono fare anche venendo a punto. Sembra ben tirata questa boccia di Mirko. Punteggio 3-0 per la Virtus, Savoretti e Giuliano Di Nicola conducono in questo secondo set, ma stanno perdendo per 4-2, dovrebbero vincere entrambi i match, entrambi i set, per poter pareggiare. Sottomano per Andrea Cappellacci. C'è un vantaggio, il sottomano di norma lo si tira per colpire le bocce e per poter rimanere dentro, in questo caso ha colpito solo il pallino e per la regola, in quanto dichiarando la boccia devi muovere la boccia, in questo caso ha colpito solo il pallino, quindi crea un vantaggio già rimesso a posto. Ai ai ai, fino a pochi minuti fa Andrea Cappellacci ha fatto un foro dalle 2:30, dalle 14:30, e in questa circostanza ha fatto 2 errori. Ora ci pensa o ci prova Federico Patrignani. Sottomano anche per lui. Probabilmente questo era un sottomano per il pallino, cercando di buttarlo fuori. Quindi ancora una possibilità di colpire il pallino, non ha altro gioco. Ancora sottomano per lui, lo colpisce, pallino va fuori, grande giocata da parte di Federico Patrignani, che con l'ultima boccia salva il tiro, 3-0 era il punteggio, non era, ma potevano essere 7-0 per la Virtus L'Aquila, ma con questo prodigioso tiro Federico butta fuori il pallino e quindi tiro da rifare. Giuliano ancora lancia il pallino in zona abbastanza lontana, tiro abbastanza lungo, fra i 4 e i 7 metri. Non male, anche se è laterale la boccia di Giuliano.
tiro sotto mano ancora da parte di Andrea Cappellacci. Non è sovente vederlo tirare sotto mano, ma non disdegna certamente, quindi questi campioni, bisogna chiamarli così, giocatori di categoria A1, dispongono di tutte le possibilità che ci sono nelle bocce, sopramano, sottomano, volo, pallino quante ora, l'avete visto pochi minuti fa da parte di Patrignani, adesso tiro sopramano, pallino che se ne va a fondo campo, guardate un po' quanti giri compie il pallino. E punto da attribuire, sembrerebbe bianco, e quindi di Ancona 2000. Non è che sembra, ma lo è. Ci arriva una notizia dalla Pinetina e il CT della formazione di Montegridolfo che ce la manda, e la Pinetina vince l'incontro, al momento sono sul 5-2 e quindi i tre punti vanno alla Pinetina, che dopo la vittoria nella prima giornata, guardate questa bella bocciata di Mirko Savoretti, ma non è altrettanto fortunato, la boccia del punto rimane. Forse non è la giocata valida, in quanto stanno meditando su un eventuale, esatto, su un eventuale vantaggio, in effetti non era questa la giocata di Savoretti. Viene ripristinato il gioco, vedete, eliminata la boccia di Savoretti. Ripeto che la Pinetina vince su Montegridolfo. Vediamo ancora una bocciata di Mirko, mentre Patrignani ancora dispone di due bocce. Era questo il gioco che voleva fare prima, colpisce e viene anche il gioco che hanno pensato. Vediamo anche una bocciata di Cesini che colpisce, qua il punteggio è 1-1, mentre è di 3-0, due punti a terra per, vediamo, 2-1, il punteggio per Ancona 2000 dopo questa bocciata che abbiamo visto da parte di Cesini. Vediamo un po' se Federico Patrignani riuscirà a togliere i due punti a tavola, non sempre facile, ma in questo caso la sponda tiene e lui non ha difficoltà, giocando veramente bene. Patrignani quest'oggi forse direi migliore in campo. Quindi dopo aver buttato fuori il pallino riesce a prendere questi due punti a tavola e quindi da un possibile 7-0 il punteggio ora di 3-1 per Ancona, per la Virtus L'Aquila. Ancora una bocciata in quest'altro campo da parte di Marco Di Nicola.
Vediamo la bocciata, crediamo che sia sul pallino, in quanto dai 4 metri in pratica poteva tirare solo il pallino. Lo centra Mirko. Vediamo ora Cappellacci, colpisce bene, ma la boccia non esce e rimane il punto. Possibilità di tirare anche la boccia laterale, vedete, sulla destra, o andare a punto, cosa che fa Federico Patrignani. E mi sembra lo faccia abbastanza bene. Vediamo un po', mi sembra che l'arbitro abbia detto sì, e vediamo in effetti Giuliano Di Nicola che prova a fare meglio. Tutta questa boccia viene tirata da un'altra angolazione. Prende il punto. Vedete, due bocce ancora a terra per la Virtus. Vediamo ora Cappellacci che va a punto, pochissime le bocce tirate a punto da Andrea Cappellacci. Vediamo un po' se riuscirà a togliere, ma la forza era buonissima, ma tocca leggermente la boccia del punto che rimane ancora. Vediamo un po' questa giocata da parte di Giuliano. Tentano il colpo grosso, sono comunque due punti a terra e non so se la nostra prospettiva, non siamo in grado di vedere, potrebbero essere anche tre punti, ma sono due punti. Potrebbero fare tre punti senza rischiare niente, anche se Giuliano sembra che abbia detto a Mirko di tirare la boccia sua, ma sarebbe un'ulteriore pazzia in quanto due punti ci sono già a terra e quindi con la possibilità di poterne far quattro o vendere o addirittura senza nulla perdere e poter realizzare niente perché questa non è stata giocata bene, però almeno è stata giocata con la testa, tra virgolette, senza poter perdere comunque il punto. Aggiorniamo un po' il punteggio, 5-1 per la Virtus, mentre sono fermi ancora sul 2-1 nel campo vicino, 2-1 per Ancona 2000.
Vediamo Cesini sconsolato. In quest'altro campo, in effetti, il pallino è sulla destra. Vabbè, adesso vediamo questo tiro sotto mano di Cappellacci, punto preso. Ancora un errore da parte di Cappellacci, sembra aver mollato un pochino, mentre vediamo in primo piano Giuliano Di Nicola che si consulta con il suo commissario tecnico. Ci sono, tra virgolette, dei passeggi in questo momento, si cerca di prendere tempo o consultarsi sul da farsi. Questo è Giulio Crosta con Gianni Sebastiani, presidente della Virtus L'Aquila, e il CT di Notarquini. Ottima giocata da parte di Manuelli in quest'altro campo, che colpisce pieno il pallino. Vediamo un po' se Patrignani anche in questa circostanza saprà togliere, come si dice, le castagne dal fuoco. È un pallino non tanto facile, ma alla sua portata, in quanto lui dispone di un ottimo giro sulla parte destra, e quindi, vediamo, non è sicuramente un tiro da andare a punto, il punto è buono. Eccolo, lo vedete Patrignani? E nuovamente al tiro, sotto mano sul pallino, ma questa volta è circa di 4-5 centimetri fuori, punteggio 5-1, ultima boccia per Patrignani, ancora è nelle sue possibilità per salvare ancora una volta il tiro, ultima possibilità per lui. Niente da fare. E quindi partita per la Virtus L'Aquila, pareggia questo set, questi due set pareggiano la coppia.